Alpi, la lunata degli alpini, quali valori deve riportare in primo piano? Tradizione, identità, passione, impegno civico, solidarietà, una grande occasione per Milano, per la Lombardia e per l'Italia per ribadire la straordinaria importanza, il senso di gratitudine che dobbiamo a questo straordinario e unico corpo. Ecco, sono impegnate in tante attività gli alpini, hanno a che fare magari anche con l'ambiente, la protezione civile. Sono poliedrici, protezione civile, ambiente, educazione, solidarietà, assistenza a chi è in difficoltà. Ricordiamo la grandissima esperienza di Nikolajev nel Bresciano, ma tantissime altre. Insomma, un forziere di buone cose che è doveroso custodire e tramandarle alle giovani generazioni anche nel campo della conservazione della memoria, di ciò che è stato, dell'esperienza tragica della guerra, dell'abnegazione che i nostri nonni hanno avuto, nel sacrificio che hanno avuto appunto in campo di guerra, è una memoria che non va dimenticata. Sottosegretario Rossi, abbiamo sentito tra i valori che gli alpini hanno trasmesso e vogliono continuare a trasmettere la solidarietà. Questo vale anche nello sport, si vede? Sì, beh, noi dobbiamo dire un grandissimo grazie ai tanti volontari, agli alpini che si danno da fare, non si tirano mai indietro quando c'è da organizzare, si è da aiutare l'organizzazione. Per gli eventi sportivi. Questa della lunata per noi di Regione Lombardia è una grandissima opportunità per dire ulteriormente, ancora una volta di più, grazie a tutti gli alpini. Hanno uno stile di vita che è veramente importantissimo, che trasmette dei valori importanti, che lo sport trasmette ugualmente, però loro lo fanno proprio, ce l'hanno dentro e lo fanno dando il buon esempio, ed è questo il miglior modo per trasmettere questi valori più giovani. Cambiaghi, abbiamo sentito anche dal presidente nazionale del Corpo degli Alpini, si è rivolto anche ai giovani, trasmettere i valori degli alpini, lei che ha la delega ai giovani, come si può fare? Cogliamo al volo questa indicazione, anche perché bisogna sensibilizzare il più possibile i giovani a partecipare attivamente all'interno della società. Il Corpo Nazionale degli Alpini è un corpo nazionale di cui noi andiamo fieri e anzi bisogna farlo conoscere il più possibile alle nuove generazioni, coinvolgendoli. Quello che trasmette sono i sani valori dello stare insieme, dello condividere, della solidarietà, quindi faccio anche un appello a tutti i giovani lombardi, non solo, ad avvicinarsi a questa fantastica corpo che è il Corpo Nazionale degli Alpini.